Allora Giovincella, ora proviamo ad accelerare. L'accelerazione di questa macchina è anche abbastanza bella brillante, perché è un 1.6 turbo, per cui devi dosare il piede facendo dei movimenti graduali e soprattutto non fare on off, cioè vale a dire giù e su, dai e molla. Sei già venuto in macchina con me, non me ne sono accorta. Okay. Per cui devi essere molto delicata col tuo piedino. Poi c'è il sovrasterzo e il sottosterzo. Cosa? Non ti preoccupare, ci penso io in pista. Ok, ci sto. Sottosterzo. Ci sarà un modo per evitare questo bruttissimo effetto che si chiama sottosterzo? Ora te lo faccio vedere. Basta fare la curva con più gradualità, giusto? Arrivando con la frenata, anticipandola un po', dando gas sull'acceleratore piano piano. Che cos'è? Questo è il sovrasterzo. Quando parte di dietro la macchina, per cui io dovevo fare una manovra da metà curva in avanti, okay, non l'ho fatto, ho mantenuto la solita direzionalità di sterzo, non ho dato gas al momento giusto per addrizzare la macchina, per cui il posteriore mi si è girato. Ho notato, si è particolarmente notato. Ora ti faccio vedere come si cerca di ovviare a questo problema. Quando fai la curva ti parte il posteriore, sì. Allora devi girare lo sterzo nella parte opposta, dalla parte opposta della curva, e piano piano riaccompagnare, dosando il gas anche qui, accelerando in uscita curva, e si riporta la macchina nella direzione giusta.